Ciao a tutti, io sono Chiara e benvenuti su Rosa Pompelmo. Oggi è 1° aprile e questo significa fondamentalmente una cosa: siamo entrati nel periodo pasquale. Nel centro Italia, e questo ne sono certa, non so se anche per quanto riguarda il nord o il sud vale la stessa cosa, in caso fatemelo sapere. Comunque, nel centro Italia il periodo pasquale è caratterizzato, a parte dalle uova e tutto quanto, da una cosa in particolare, ovvero le torte pasquali. A casa mia le torte pasquali vengono consumate alla velocità della luce, io non faccio in tempo a farle che già sono finite, e quindi ne faccio tantissime e regolarmente vengono tutte quante consumate nel giro di uno massimo due giorni. Quelle che preferisco più di tutti sono quella al formaggio e il tortano o casatiello napoletano. Questa qui nello specifico che vi farò vedere è quella al formaggio, è facilissima da fare e buonissima, sia mangiata da sola che accompagnata con salumi o soprattutto con la corallina, che è il salamino, quello che viene consumato a Pasqua, perlomeno a Roma è così. Io vi lascio alla ricetta, se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su e se vi va iscrivetevi al canale. Alla prossima ricetta, ciao! Per preparare la torta al formaggio, se avete una planetaria utilizzate la planetaria, altrimenti fatelo a mano e versate tutti gli ingredienti, tranne i cubetti di formaggio Emmental, in una ciotola e amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto che sia molto sostanzioso. Se avete una planetaria utilizzate il gancio per amalgamare il tutto e non preoccupatevi in ogni caso se l'impasto sarà appiccicoso, perché quella è la normale consistenza che dovrà avere. Una volta che avrete raggiunto la giusta consistenza, prendete l'impasto e mettetelo in una ciotola coperta da pellicola a lievitare per circa 2 ore. Trascorse le 2 ore, riprendete l'impasto e lavoratelo sul tavolo in maniera tale da poter aggiungere i cubetti di Emmental. Quindi formate una palla e mettetela o nello stampo apposito per torte pasquali oppure in uno stampo useggetta di carta, tipo quello per il panettone, e lasciate lievitare per un'altra ora circa. Per finire infornate la torta al formaggio a 200 gradi circa per 45 minuti. E la vostra torta sarà pronta. Che poi ho questo brufolo qua che si vede, ma se ci mettessi un pezzo di post-it con una faccina sorridente, magari verrebbe carino lo stesso.